Ma te lo provo, sei serio? Ma veramente? Sì. Merda. Lui, Elias, il mio vicino di casa, ma soprattutto uno dei miei migliori amici che conosco da ben 20 anni. Infatti, per poter capire meglio questa storia, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Tutto nasce sostanzialmente quando la Lega Serie A dirama il calendario per le partite di ottobre e di novembre. Appena pubblicate le date delle partite, mi precipito su quella del 23 novembre, che infatti sarà quella poi del compleanno di Eli. Il caso, la fortuna, ancora non lo so, ma bensì quel giorno poi si sarebbe giocata Milan contro Juventus e quindi sarebbe stata proprio la partita perfetta per coronare poi il suo compleanno. Non so se lo sapete, ma lui è un tifoso sfegatato della Juventus, solamente che non è mai riuscito ad andare a vederla dal vivo, se non per una amichevole estiva di poco valore. E allora qui che è venuta una grande idea di portarlo a vedere la Juve a San Siro contro il Milan. Infatti decisi subito di cogliere l'occasione di portarlo allo stadio, però prima dovevo assicurarmi diversi fattori. Il primo punto tra questi era quello di assicurarmi che lui quel sabato pomeriggio non avrebbe lavorato, lavora in un supermercato e quindi era molto difficile cercare di avere il sabato libero. Mi sono messo d'accordo sia con la sua famiglia e sia col suo datore di lavoro per cercare di avere quel pomeriggio libero. Una volta ottenuto il pomeriggio libero mi sono subito messo a cercare i biglietti. La ricerca è stata molto molto difficile perché lo stadio ormai era solo sold out da tempo e aveva dei prezzi realmente folli. È andata veramente di fortuna perché sono riuscito a trovare un amico che non andava più e quindi sono riuscito a comprare i suoi biglietti e realizzare un altro punto fondamentale per la riuscita del mio piano. Li ho trovati solamente il lunedì di quella settimana. Allora raga, oggi è il 18 novembre, mi sono arrivati i primi biglietti per Milan Juve, tutto secondo i piani, quindi Calma, speriamo che tutto vada come deve. Dopo aver trovato i biglietti, dovevo assicurarmi che lui non si sospettisse di nulla. Infatti, ogni volta che magari lui cercava di farmi qualche battutina, ho sempre cercato di stroncarla sul nascere. Ovviamente, per cercare di portarlo a Milano poi sabato, mi serviva una scusa. Ed è qui che il mio cervello ha tirato fuori questo piano perfetto. Tramite ChatGPT mi sono fatto scrivere delle mail, delle mail professionali, dove mi sarei fatto invitare ad un evento, dove esisteva realmente, nella zona di Monza, che era una fiera del vino. All'interno di queste email d'invito, sostanzialmente mi aveva chiesto la mia presenza perché avevano visto i miei video e gli sarebbe piaciuto avere me come presentatore per presentare alcuni vini e portare con me un accompagnatore. Ho chiesto direttamente a Elias perché gli ho detto: guarda Eli, riusciamo ad andare a vedere Milan Juve perché i biglietti costano troppo, vieni con me a Monza, così almeno stiamo un po' di tempo assieme, usiamo la scusa del tuo compleanno e ti facciamo sfruccare un po' di vino. Senza pensarci troppo lui accetta, dandomi solamente un vincolo: quello di arrivare a casa entro le 5:30 perché poi alle 18 si sarebbe svolta Milan Juve. E io gli ho detto: guarda, nessun problema, noi andiamo giù dalle 2:30 fino alle 5, appena abbiamo finito saltiamo in macchina e torniamo a Lecco. Dopo avermi confermato comunque la presenza al fatto che sarebbe venuto in fiera con me a Monza, per incentivarlo a venire e a farlo gasare un pochino di più, ho creato una seconda mail dove veniva confermata la nostra presenza. C'era scritto che la direttrice era molto contenta della nostra adesione al loro invito e che avevano visto che Eli quel giorno avrebbe compiuto 20 anni e quindi lo volevano omaggiare con una bottiglia a scelta che avevano lì nella fiera. Si è gasato tantissimo, non vedeva l'ora di andare. Gli avevo anche detto che avremmo dovuto comunque realizzare due video, uno per la sezione della fiera, per i loro canali social, tra cui tipo Instagram e TikTok, gli avevo detto, e uno invece era un vlog esperienza per il mio canale. Ho detto che avrei dovuto farmi da cameraman, ho utilizzato questa scusa per evitare che magari lui si insospettisse se io mi mettevo a riprendere qualcosa. Nelle prossime clip capirete meglio il perché. Però tra i miei amici quasi nessuno sapeva che io stavo architettando questa cosa, se non Tode, che anche lui mi ha dato un attimo una mano a cercare di organizzare la sorpresa in sé. Quando gioco al Milan di solito andiamo sempre a casa sua. Sabato, come ci eravamo messi d'accordo io e lui, anche Eli non era convinto di accettare perché lui di solito le partite le guarda a casa sua con suo fratello e suo papà. Però mentre eravamo in viaggio verso Monza riesco a convincerlo e accetta la proposta di Tode, che inoltre si erano messi d'accordo che saremmo dovuti rimanere pure a cena. Letteralmente a tutto per rendere, diciamo, questo piano funzionale al 100%. Sono d'accordo inoltre anche con suo fratello perché quel sabato mattina, mentre lui era al lavoro, mi sono recato a casa sua per prendere la sua maglietta della Juve e metterla nascosta nel mio baule per evitare che lui magari potesse vedere o ipotizzare qualcosa. Oggi è il 23 dicembre
sto preparando le cose per oggi pomeriggio. Beccatela. Gabbione 46. Andrò a mettere questa qua in macchina, la mia maglia, e andrò a casa di Eli a prendere la sua maglia della Juve, perché lui adesso non è a casa e quindi c'è suo fratello. Poi dopo sistemo tutto. Ci siamo, ragazzi, adesso salgo e vado a prendere le magliette. Dopo aver messo le magliette in macchina, incomincia, diciamo, la fase più difficile e, tra virgolette, pericolosa del mio piano. Devo aspettare solamente le 2 del pomeriggio e saremo dovuti partire per andare in direzione San Siro. Ma adesso vi lascio alle clip e alla sua reazione. Ragazzi, ciao. Saluta. Ciao. Cosa andiamo a fare, nostri amici a Kawa? No, devi dirlo tu. Ragazzi, stiamo andando a Monza per fare un progetto fighissimo che adesso vi dico mentre andiamo. Ragazzi, siamo in viaggio, stiamo andando verso Monza, questo hotel dove il nostro youtuber farà una presentazione dei grandi biglietti e lo faremo Sì, sapere. intanto controlla un attimo. Intanto controlliamo se arrivano i biglietti, come dice il capo. Gmail, notifica di posta, attenzione, eh. Allora, biglietti ingresso fiera. Perché c'è Milano Juve? No, adesso non sei No, controlla, magari sono sbagliati. serio. No, zio. Ma te, bro, ma sei serio? E Tode? Tode, guarda che sanno tutti tutto. Ma veramente? Sì. Aspetta, No, inquadrami, raga. inquadrami, aspetta, inquadrami. No, zio. Allora, cosa ne pensi, Elias? Tanta roba. Comunque, allora, Tanta roba. voglio dirti, voglio farti svelare tutto Ma il mio chi è segreto. Claudia? No, allora adesso ti spiego tutto. Tu oggi perché hai lavorato solo di mattina? Perché ci serve il pomeriggio libero. Sì. E io ho cercato di organizzarti questo pomeriggio libero e tutti erano al corrente, la tua famiglia, Tode. Ma anche i miei? Sì, anche i tuoi. Abbiamo organizzato tutto apposta. E quindi però tu mi dici, cazzo, ora andiamo a San Siro senza le magliette. Sono tutte del baule. Del Milan. Del mio e della Juve, la tua. Vabbè, grande. E nulla, in verità abbiamo architettato tutto bene. E poi niente, siamo a San Siro. E quindi Non c'è non c'è nessun vino, No, non niente. c'è un cazzo. Cioè, Ma non le avevi altre lo sapevano? le mail le ho create io finte con ChatGPT. No, Sì. La fiera in sé vabbè. c'è ed è vera. Ok. La location del posto è vera e anche il numero di telefono che c'era sotto è vero. È il numero dell'hotel. No, vabbè, zio, ma sono grande. E niente, tutto il resto l'ho fatto io. Io pure a mio padre gli faccio, sono andato a vederla, mi fa, ma perché Certo. vai da Tode? Vieni a casa a guardare, faccio, non so quando Certo. torniamo, così. Tutti sapevano Gotti tutto. mi fa, vieni a vedere, la guardo insieme la partita, gli faccio sì, da Gotti non c'è solo sua. Lo sapevano. Tode. Fede lo sapeva. Infatti l'ha detto. Lo sapeva Merdo, bro! Tode che mi ha dato una mano a fare sta roba. La Miki lo sapeva, Jules lo sapeva, e No, raga! non potevo dirti che andiamo a Milano alla Games Week perché bro sarebbe stato troppo sgarro. Neanche non potevo dirti che No, andiamo in alla verità non penso ci sarei arrivato lo stesso. anche se zio ho pensato che tu te l'aspettavi un po', eh. No, no, storie te lo giuro che quando ho visto AC Milan Juventus non avevo capito. No, io serio, cioè, ho parlato la parola apposta, se me l'aspettavate mi avete detto così. Cioè, io ero serio, tranquillo. Ma anche oggi a lavorare gli faccio, sto pomeriggio non festeggio perché sono con un amico e deve andare a fare una presentazione in un hotel. Mi fanno un po' di cose, di vini rossi, ho spiegato tutto, zio, capito? Non sapevo neanche la, cioè non so quanti lo sapeva, però il direttore lo sapeva che. Davvero? Il direttore dell'avevo? No, vabbè, ma te sei un grande, ma che Ci ha parlato tua mamma. cazzo hai fatto? Ecco perché mi fa il tuo compleanno, non ti ho fatto fare il pomeriggio. No, vabbè, raga, un applauso. Se, a chiunque arriverà questo video, raga, siete dei grandi. Vi voglio bene a tutti, però voglio più la story in questo momento. Ciao. Ragazzi, eccoci. Questo lo riconoscete ogni volta che vengo qua per le partite. Eccoci. Sta prendendo le sue magliette, le ho preso. Quella è la mia. No, questa è la tua, Eli. No, Sì. no, Apri la, guarda di chi è. no, Guardala. di gabbia, la sociale chi è? Bellissima, la maglia più bella del mondo. Peso, emozionatissimo. Io ho la maglia Quella che non gioca maglia più, di merda, di però quel gobbaccio di merda. Dai, gaso. ci siamo. Niente, raga, adesso stanco un attimo, ci sistemiamo. E poi direzione San Siro. Vedi, scusa, San Siro per la prima volta.
lo sbuchiamo dove c'è il secondo verde. La colpa di quegli schifosi. Però vabbè, fa nulla. Visto che eravamo partiti presto e siamo arrivati relativamente presto alla partita, perché siamo arrivati a San Siro che erano tipo le 3, per ingannare l'attesa prima di entrare allo stadio avevamo deciso di prenderci qualcosa da bere e aspettare i pullman. Raga, birrino e Elias Gin Tonic per incominciare a gasarla, e tanto poi è il suo compleanno, quindi giusto così. Cosa ne pensi? Figo, figo in culo. Cosa ne pensi del mitico San Siros? Vabbè, vedo solamente da qua è una figata. Poi sincero, sono curioso di vederlo quando scenderà la luce, è bello al buio da fuori, deve essere ancora più figo. Però per ora provo 10 su 10 con San Siro. Allora? Figo. Poi con questa lucina, Figo. Tanta roba. Ingresso. Oh, come sei? Sei gasato? Porco Dio! Merda! Raga, è in quella posizione tipo da 5 minuti, come sta realizzando dov'è? È una statua, è diventata una statua. Tutto dritto, non si muove, non si è ancora mosso. Però non c'è 5 minuti così. Kenny meglio di Vlad. Allora ragazzi, tornate a casa in realtà. E voto esperienza 10. Onesto. Quindi significa che la sorpresa, ragazzi, è riuscita al massimo. Ce l'abbiamo fatta. Godo. Anch'io. E nulla. Ora il video si conclude qui. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga.